Io sono tornato! Ciao, ciao, ciao! Noi siamo tornati! Buon anno, buon anno! Buon anno, buon anno a tutti ragazzi! Mamma mia! Che fatica, Dome! Non mi ricordo niente, non so come... Non so, non so più fare nulla. Io stamattina mi sono svegliato e ho detto come si vive, cosa devo fare, Vabbè, qual è, qual è il mio Napoli. lavoro? Sei stato a Napoli, già che stato... sei tornato con tutte le dita. Sono stato ad Avellino... <ride> che è praticamente vicino a Napoli però vabbè tutti dicono se sei in campagna sei, sei napoletano però a Avellino c'è cioè, il capodanno quello finto sì quello è, è la versione light la versione demo di quello napoletano infatti ragazzi guardate <ride> Ha ancora tutte le dita? Tutte le dita, anche quest'anno non ho perso niente, ho messo qualche chilo perché eh, chi, chi non li mette. Uh, però siamo tornati, siamo tornati, 2024, Pool, tu come le passate queste vacanze? Bene, Poi lo racconto bene. io perché a me serve più tempo. Perché ah tu hai girato? Perché accende la luce qua? Ma io sono stato praticamente a casa tra... Xbox, computer, qualche... Ah, Va bene, nerdato, dai Ho Onerdato, sì, sì. Stop. Ho spacchettato bene però. Ho eh. spacchettato bene, regali. Dico... Oggetti o soldi? oggetti oggetti o preferisci oggetti. il denaro o gli oggetti in queste cose? Uh, gli oggetti perché sono ricco quindi il denaro non me ne faccio niente ha detto mm. E mangiato si sì, hai detto che hai mangiato mangiato, mangiato di bene. Brutto. Sì, sì. va bene no io lo io ma in realtà io non devo dire così tanto ho mangiato cioè io ho mangiato questo ho mangiato non ho fatto nient'altro i regali sono andati bene però i miei cash Non oggetti E ho prenotato il viaggio per il Giappone oh, sono molto visto, contento perché merda Dacia. Perché ah questo mi ricorda anche live dal Giappone ad agosto, perché no, perché no, uh, due settimane a Tokyo Ma come cazzo si fa a organizzare un viaggio in Giappone? Cioè nel senso sapere dove, dove prenotare, eh, ah, l'hotel sì, no, no, in realtà costa tanto, anche poco l'hotel, paghi solo sì, il ma volo beh, tanto e, nel senso come fai a sapere se il quartiere è giusto? Eh, ma perché non esiste un vero e proprio centro? A parte che è una città talmente tanto sicura che puoi prendere anche l'albergo di merda a 20 km dal centro in piena periferia, stai sicuro, cioè lì è proprio sicurissimo. Uh -huh. E in più uh, non devi concentrarti solo su Tokyo, ma fai Tokyo, Kyoto, e... E ti sposti con i treni. Uh -huh. Due settimane, due, 16 giorni in realtà. Allora ho sei mesi per pensare a cosa devi portarmi. Eh ah, le election figure, costa tutto poco lì, tutto, tutto, la metà della metà della metà. Mm, sì, infatti una valigia, una valigia vuota solo, solo per, per i regali e per la roba personale. Che bomba. Detto questo, il mio Natale è stato caratterizzato appunto da cibo e da questo viaggio che farò in estate. Sono stato anche a Roma, ho visto. Sono stato anche a Roma per fare un trasloco. <ride> Cosa e, vuol dire? Eh, sì, sì. <ride> ho aiutato una mia amica a fare il trasloco da Roma e, e niente poi siamo, sono tornato a Milano Oggi siamo, oh, ieri sera sono tornato a Milano siamo pronti per questo 2024 in One Finger succederanno un sacco di cose che non sappiamo neanche noi però sicuramente succederanno tantissime cose già, già, già la settimana prossima con, ah no che dico già da mercoledì con mercoledì un nuovo progetto abbiamo un nuovo progetto con un nuovo progetto oh, a mezzanotte mercoledì a che mezzanotte poi, ovviamente non vedete. diciamo nulla ma è un progetto che comunque coinvolge va a vari step no? Eh, coinvolge sì, diversi occhio perdona quello che dici sì, non infatti, dire niente non dico niente per più festare delle mertine basta va mm. è un progetto nuovo mercoledì via mm. che inizia mercoledì anzi due progetti due progetti perché poi ne arriverà un altro forse tu non l'hai capito ma comunque <ride> uh, di una persona che comunque è già passata in studio uh, tra l'altro e non farmi piacere piaston merdine quindi non farmi dire nulla perché poi io eh, eh, dico tutto e detto ciò detto ciò vabbè però a natale è uscito il, il pezzo di biggy è appunto oh. quello stavo arrivando uh, noi ultimo progetto appunto mega finalmente possiamo spoilervelo pieno abbiamo fatto questo videoclip del pezzo di di biggy con esa mastermind e Danti ed è per questo abbiamo fatto passare il mac abbiamo in fatto studio. passare il mac in studio uh, e per quel motivo lì uh, per un piccolo cameo, un po' per contenuti ma più che altro per conoscerlo, poi nell'ultima live ne avevamo già parlato del Mac come persona, come fatto, in realtà lui è un avvocato è veramente così, si diverte ha nipoti, è stato convinto, comunque sta facendo successo, sta facendo le classiche serate e, e basta cioè nel senso è stato molto molto, molto molto divertente, mi fa stare male il fatto che io non voglio ordinare da mangiare ma non posso perché ora ci penso il mio telefono è la tua webcam quindi uh, non posso ordinare da mangiare no no tranquilla ci penso io dopo <ride> <ride> e detto ciò mega se eh, mega allora parere personali su mega dopo che è mio parere personale sbaglierò eh, no, come è che dicevo? no aspetta sbaglierò amen. amen no allora mega ma molto molto figo avete visto che nel video mi picchiano è stato un di, piacere un sacco, stato di, un, un sacco di un sacco di un easter egg ci siamo divertiti un botto e piccolo spoiler tutto in un non, non in una giornata raga perché una giornata è una ma si bella non è questo opera tutto in un pomeriggio anche organizzato nella mattina stessa durante la live organizzato la mattina stessa durante la live perché doveva doveva iniziare le verso di pranzo le riprese doveva iniziare mm. verso l'ora di pranzo ci siamo dilungati almeno verso le tre e mezza ovviamente eh, per chi un po' mastica il mestiere del del, del, non del cinema perché non è cinema comunque dei video, <ride> del, <ride> del video dei video sa, cioè, sanno che la questione luce è, è fondamentale soprattutto d'inverno quindi eh, abbiamo dovuto un po' combattere questa roba infatti se notate possiamo dire anzi no posso flexare questa cosa qui la flexo vai flexala eh, non ve ne siete accorti tanto della differenza di luce perché dietro c'era un colorist della madonna ovvero io Ah l'ha colorato Quindi Domenico. di conseguenza sembra tutto molto lineare vabbè questo non mi interessa perché sono seghe tecniche come mm. si dice masturbazione tecnica si dice così Uh, detto ciò mega è uscito uh, ti è piaciuto quindi realizzarlo sì, farlo è divertente, divertente. Sono divertente. Eh, quando, quando fai questi video senza cioè a casa tua è diverso sì sì allora c'è sempre da um, trattenere specialmente dani che eh, spinge per effetti speciali porco due queste eh, certo. robe qua è, e diciamo che io cerco di, di frenarlo perché eh, eh, a parte che eh, dovevamo consegnarlo in due giorni perché abbiamo girato lunedì, il venerdì doveva uscire una roba del genere Eh sì doveva uscire, no io... perché siamo usciti il 25, noi l'abbiamo girato ragazzi spoiler il 19 Sì, in più più che altro non, eh, dovevamo fare delle scene in green screen ma poi effettivamente non sapevamo che cazzo metterci dietro e quindi ho detto vabbè giriamolo tutto in giro e eh, buono esatto fino. in realtà lo storyboard la scena giù video è nata tutta durante il set sì questa cosa non è che no, allora, non è da prendere la esempio scena. la scena del però, di dove mi pestano mi è venuta in mente in treno mentre venivo a Milano la mattina devo sì, togliere questi sti cavi dietro mi danno un fastidio c'era cioè, già la prodotta dietro no, ok no no dicevamo eh, alcune idee sono, sono nate a lui la mattina che però è tutto a dire perché comunque è, è tardi, no? quindi non, non, non c'è da prendere sempre da questa cosa per chi vuole fare video, per chi vuole organizzare cose fighe, però... Tutti sono dei geni come me. Però, esatto, però uh, alla fine funziona, cioè nel senso capita che l'idea cambia in corso d'opera, durante il set. Sì, succede, succede però il video è piaciuto, è uscito il 25 e in più, piccolo tip che forse tu non sai perché non, non sei stato coinvolto in questa cosa Il 24 No il 23 scusami Quindi il giorno dopo prima dell'uscita Dani mi chiama e fa Ma non esiste l'intelligenza artificiale che manda in anteprima il video solo a chi mette segue il profilo no, solo ah, a chi mette like sì, no, 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 no. Roba, comunemente no. chiamato bot però ormai fa sempre figo dire tutta intelligenza artificiale. Tutte, anche la mia calcolatrice ha l'intelligenza <ride> artificiale. artificiale. E io spaventatissimo perché perché comunque i bot di Instagram, cioè i bot proprio quelli che ti mandano automaticamente quello che in base all'azione che fai ti mandano quello, il link, il prodotto eccetera. In realtà è stato molto facile ma solo per fare questo è il giorno prima, all'improvviso abbiamo messo questo bot per, per vedere il, tutti quelli che commentavano mega Ricevevano in privato il video in anteprima. Mm. Eh, era una eh, cosa, mettilo, figa. mettilo, dai, lo guardiamo. Lo mettiamo, lo metto, lo metto, lo metto. Vai. Allora. Vedete, vedete? Vedo, vedo. Chi è? Lo stavo vedendo come collegare la Sony perché me l'hanno staccata. <ride> eh, in realtà basta collegare i cavi, i cavi. esatto. <ride> Mega. Eccolo. Vai. Mega, mega mega. Quello sono io che mi pestano, mi Io lo faccio mega, mega mega mega. Io la faccio mega. Se metto la voce sotto forse non ce lo silenziano sotto <ride> dopo. Mi dice eh, mi dicono che non si sente il video. Non si sente il video, ragazzi. Non si sente il video. Vediamo, capiamo subito. In diretta con voi, ragazzi, se è il bello della diretta. Vediamo. Eh, ma come fai a capirlo così? Dalla fonte. Infatti non si sente, ragazzi. Non si sente, non si sente. Vediamo un po', cerchiamo di eh, risolverla. Allora, fonte punti mediale, desktop, aggiungi... È strano, però, perché il desktop dovrebbe avere già un'impronta video di cioè un cioè è eh, una, una sorgente audio uh, ma magari per la musica pa. non si sente ce lo bloccano no no ma guarda perché io se dovrebbe almeno uscirmi su BS guarda cosa vuol dire? qua dovrebbe andare avanti invece sento solo la mia voce allora ragazzi questo è il bello della diretta cerchiamo di risolverlo in fretta no quello là allora. Dome quella quella cosa verde che si muove è eh, il mio microfono il tuo microfono desktop. non esatto. è l'audio del eh, però sotto dovrebbe essere fonte desktop esatto. e dovrebbe sentirsi la voce Invece però devi metterlo come audio quello è fonte video ma prova a metterlo come fonte audio e li metti il desktop aggiungiamolo audio dispositivo uh, in uscita oh, in entrata in oh, entrata è il microfono uh, sì. boh. predefinito che noia a sto momento dove eh raga uh, vediamo se funziona no non va no è perché ancora non c'è niente no vabbè dai è eh, molto bello il video molto no vediamoci il video senza lo, lo, lo metto anche io senza audio questa cosa <ride> poi la risolviamo uh, se vuoi vi faccio mega 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 aspetta ve la faccio io Beh il che schifo <ride> no, tip del tip del video questa cosa è strana comunque dopo la dopo la risolviamo detto ciò il video appunto è questo qui questa siamo in stazione centrale momento di disagio perché poi nel, perché non l'avete messo poi nel montaggio no no in... era disagio veramente praticamente si è intrufolata nelle riprese un barbone e si è messo a fare il playback cose qua, ma era non era cioè era un po' disagiante la situazione secondo me Ah, era palesamento ubriaco tossico Era palesamento ubriaco tossico Sì <ride> però sì, è stato molto divertente Perché alla fine no, Secondo me no A me veniva una tristezza <ride> No no Secondo me beh, Era, era simpatica Magari in un In un non lo so non, non vi prometto niente magari la carico io in un video a parte. va bene va bene <ride> tutto... che mi pestano mi rapiscono mi mettono la camera, su, camera sul camera um, sul uh, momenti di panico perché mi messo la camera sulla macchina proprio quindi con la paura che cadesse almeno cadessero almeno 5000 euro di attrezzatura <ride> tutto quanto non di nostra proprietà Uh, green screen stazione centrale vabbè un video semplice però molto 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 divertente sì. secondo me e poi c'era l'ospite speciale che era appunto il, il mac mm -mm -mm. che abbiamo intrufolato anche lì all'ultimo ora possiamo dirlo all'imprevviso da anni fa ma ci serve un ospite mm. chiamiamo il mac io non pensavo rispondere io onesto ora non so se Dani ci sta seguendo eccetera solo di non ma, ma io ho detto in realtà eh, hai detto? Cioè, ma vabbè è sul cucuzzolo della montagna esatto mm. uh, che praticamente io non ci speravo mai nella vita di avere il Mac. dice cioè, vabbè scriviamolo ma tanto, o, o, non ci risponderà sicuro e invece raga, dopo neanche un'ora dopo mezz'ora certo domani chiamami. sono in studio domani certo chiamami, all'inizio doveva essere solo un video a distanza, mm -hmm. poi è diventato, ma io fine settimana sono a Milano, sì. il fine settimana. No, ma era, era io mi ricordo tipo giovedì, Milano. abbiamo scritto sabato era in studio, una roba del genere. Sì, 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 letteralmente oh. due giorni dopo. Sì. Due giorni dopo. Detto ciò, detto ciò, questo è quello che è successo prima delle vacanze in natale. Dopo le vacanze di Natale, a niente, parte vabbè, non è successo niente. Oggi siamo tornati e cercheremo, cercheremo di portare avanti le live molto più spesso, perché comunque vabbè, adesso a cioè, una ogni già lunedì abbiamo... ce la possiamo accollare. Esatto, secondo me, vabbè, poi non so se, se lo sapete, ma io la sera capita che durante la settimana vado comunque in live con questo canale qui e, e lì è un po' diverso perché lì si nerda pesante, mm -hmm. nel, nel nerding pesante, a volte ci sarà anche pool, altre volte sarò solo o altre volte giocheremo stesso dallo studio con Dani, Biggie e, e compagnia bella. Sarebbe figo quello, vediamo se riusciamo a incastrarli. Esatto. Ma di cosa vogliamo parlare domani? Allora, l'argomento che avevo scelto, che vorrei, vorrei ascoltare sia la tua... Sì. E in più c'ho una notiziella che letteralmente letta. Ah no, io Cinque ho una domanda, te Ah, la domanda che devi fare. Allora, raga, c'è un tizio su c'è un sito che, di cui mi ero scritto anni fa, si chiama 99 Design. È un sito in okay. cui uh, uh, per lavorare, la roba da grafici, se non sbaglio, uh, ci sono online dei dei briefing, quindi dei lavori effettivamente veri. Ad esempio, dopo ho bisogno di un logo. Metti la, la tua richiesta lì, scrivi budget 100 euro, una caterva di designer ti mandano i, i loro loghi e tu fondamentalmente scegli... Domanda! E mandi avanti il... Ma non ti stava già con tipo gli indiani? Quello è fever, quello è un'altra roba. Quello sono indianini, grafici... Però l'unica differenza è che se sono, se sono indiani, però è lo stesso no, il eh, concetto. No, in realtà allora è... Eh, tu metti online un briefing e una, un budget, che ne so. Eh, logo okay. domenico 100 euro ok e un botto di designer fanno il loro logo quindi tu effettivamente vedrai delle proposte okay. tu decidi chi far andare avanti quindi ne scarti già qualcuna e ovviamente dai un tempo quindi che ne so 10 giorni e al decimo giorno in base a quelli che scegli che voti questi continuano a mandarti feedback modifiche quant'altro perché magari tu voti eh, solo quelli, quelli gialli quindi gli altri grafici continueranno vedono che hai votato solo quelli gialli quindi li rifanno in base ai tuoi like e vabbè quindi è una il... gara è una gara è un incubo è una gara è un tu un dai incu, un budget sì. poi chi vince prende quel budget e realizza il progetto uh, Sì, in realtà sì, o lo porta avanti o comunque si si becca sicuramente Però sei uno di quelli cioè hai fatto questo no, abbiamo fatto anni fa il fatto sta che mi ha scritto un tizio su Instagram chiedendogli, chiedendomi se gli do uh, il mio account, nel senso che o si chiama come me, o non lo so, fatto sta che è 99design.com slash paolo palmerino mm. e mi sta pressando l'anima per avere il mio account. Eh, non so perché... Mm, ma Il tuo account è del 99 design Sì, non c'è È vuoto. Vuoto. Solo una volta sono arrivato in semifinale su una roba e effettivamente appare solo quello, l'unico dato che effettivamente... Forse è che non riesce a registrarsi lui, quindi vuole il tuo perché hai lo stesso nome. Non lo so. E ieri sera gli ho sparato, vabbè, oh dammi 200 dollari. E mi fa 150. Ma va... cioè per me potrebbe anche... Ma è italiano? A... No, no, no. no. Però io ho paura che, no, che cazzo adesso mi ruba le cose. Vabbè, ah che cosa hai sul, sul, sull'account? Nulla, no, solo la... Non hai carte registrate? No, zero. No, no. 150 dollari? Eh, ma non lo so, cioè, non ci sono dati miei sensibili. Dici il rischio non vale la candela? Eh. Cioè boh. per 150 dollari il rischio non vale la candela, forse hai ragione tu. Non, non lo farei, so. non lo farei. sono boomer, eh? Non lo so. Sì, ma non lo farei. Eh. 150 è troppo basso. Perché più che altro, vabbè, se tu sei sicuro che non, non farmi hai carte. devi rubare la vita. Se tu sei sicuro che non hai carte. Ma magari usa la tua immagine per fare cose sporche. La mia immagine. Eh, a proposito, esatto. a proposito, quando volevi parlarmi. Allora, io volevo parlarti ah. de, de, de del, dell'argomento, no? Che poi io potrei stare qui a parlare ore, ore e ore e ore. Ma... vabbè. Andando al sodo, intelligenza artificiale. Vai. Che allora, palle. Che pa parentesi, mm. è sempre esistita secondo il mio punto di vista. Però, ora va figo chiamare intelligenza artificiale. Tutto. Ovviamente ci sono P pure il citofono. Eh, con, tramite intelligenza artificiale si e suona il campanello sì. pensa che una persona che sta fuori tu senti il suono e la fai entrare attraverso un pulsante. Artificiale. Intelligenza artificiale. Sì. pulsante intelligenza artificiale sì. però, però però ragazzi ovviamente c'è una, una distinzione da fare perché si sta andando sempre più avanti mm. l'intelligenza artificiale è entrata nell'ambito lavorativo pure si sta cagando in mano in realtà no, no. Uh, molti però si stanno cagando in mano molti sono contro a questa cosa non solo in ambito artistico creativo ma anche in, in ambito di, vabbè, le macchine tipo in fabbrica banalmente. Ora non ho mai lavorato in fabbrica, ma anche quelle in intelligenza artificiale. I robot cioè, ce sono da cent'anni. I robot dentro la fabbrica che ti taglia la pasta millimetrica nello stesso modo, quindi un'intelligenza artificiale è sempre esistita. Le macchine sì. non hanno sostituito, però, il, 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 il lavoro non ancora. Almeno, no, no. però, a livello artistico creativo si sta andando avanti sì, in ambito, sì. diciamo, creativo e e piccola parentesi anche in ambito social in ambito di content creator e infatti sì. le prime modelle le prime eh, questa quella prime modelle e adesso aggiungo perché l'ho letto letteralmente 5 minuti fa le prime modelle italiane okay. italiane che si basano secondo me comunque su aspetti familiari ma influencer che guadagnano tanti soldi e senti questa che riceve messaggi dai calciatori. Ah, questo l'ho sentito, alcuni calciatori hanno scritto delle tipe. a ah, delle tipe, ma... Vabbè tu pensa che ridere è pool. Mm. Cioè, vuoi uscire con me? E quella risponde, ma io ho detto non esisto. Sì, sì. No, io la, tirerei, io la tirerei avanti, nel senso che fossi un carpentiere calabrese con l'account finto, eh, la porterei avanti. C'è cioè, chi si fidanza Tanto meno mi farei fare dei bonifici Cioè pensa che c'è ci... cioè, da sempre Da un po' di tempo Cioè ovviamente uh, piccola prendi, Soprattutto in, uh, in luoghi in cui Vabbè c'è l'Otaku C'è la persona è Super nerd Ovviamente ha poche relazioni sociali eccetera Che si fidanza che ne so con la bambola gonfiabile cioè, Queste cose succedono da sempre Pensa adesso Ah, perché sì, già, sicuramente già il primo matrimonio con il influencer... primo matrimonio con influencer che è un'intelligenza artificiale che non è influencer che non esiste quindi sì. pensa eh, immaginemi immaginate una scena davanti all'altare cioè secondo te come sarà ma questo va su no, instagram eh, poi fai, la clip singola lo fai su twitch lo fai su twitch no, sì. immagina il caso umano davanti all'altare di una persona umana che si sposta internet artificiale secondo me, secondo me lo me fai online col video di fianco esatto. la... sì, anche sì. però ne vedremo di belle ma comunque piccola parentesi questa è una piccola parentesi è nata la prima influencer italiana mm. se non sbaglio di facciola nome vedere. Emily no, Pellegrini è un po' vabbè non credo che sia bannabile no beh ma falla vedere su, sul tuo Safari No, vabbè, qua, guarda, eccola qui. Ah, questi Ma in che senso? Cioè, quella foto lì è finta. Questa è finta. Ma non solo, Pool. Non solo. Anche questo video è finto. Eh quello volevo capire. Tu che sei il padre della dell'I... Questo è finto. Guarda, guarda. È tutto finto. È in intelligenza artificiale, è tutto. Dai. Vediamo se c'è altro. Tutto, tutto finto. Assurdo. Quindi vi re, vi, ve ma lo ma leggo... Ah, che c'è dietro. Ve lo leggo... Per... Vabbè, no, non si sa. Uh, negli, ultimi anni, negli ultimi giorni è impazzito sul web il fenomeno di Emily Pellegrini, mm. una influenza origini italiane che però sarebbe interamente creata con AI. Dai sì, beletti no, su madre. TikTok alle foto in posa, fino ai video sui propri outfit, Emily sta conquistando migliaia e migliaia di seguaci, oltre che l'interesse di calciatori imprenditori e spasimanti che popolano se nei suoi DM di Instagram ma è davvero tutta i ah ok perché ora magari c'è l'influencer comunque carina che dice di essere una I per fare follower eh questa è l'etrologia e una cosa ti vai a guadagnare che non veng hai rotto il cazzo per uscire perché no nel senso non che ora essere una una bella ragazza su Instagram non è più diciamo un valore aggiunto ce ne sono un miliardo giustamente valore aggiunto se sono una bella ragazza dico di essere una I e quello è il valore aggiunto. Ah, Quindi buono. domani dico Beh, di essere il primo di domani dico di essere il primo grafico generato con AI. <ride> Nessuno, <ride> dico di generato con AI. <ride> Nessuno dico rompere il cazzo. <ride> sì. Comunque, troppo bello per essere però in parte falso Emily Pellegrini Perché sì, sulle sì. foto di una da ridire si conferma che è la I, quindi è, non, non esiste Ma sui video risulta difficile perché giustamente sono veramente, raga, veramente, veramente troppo realistici Sì, ma come si chiama Emily? È Pellegrini. Emily, Emily Pellegrini Emily, Emily Pellegrini, Pellegrini. Uh, Movenze troppo realistiche per il video uh, e troppo naturali, tutto suggerisce che l'AI sia usato solo per certi tratti di Emily Ah vedi, Piccola quello parentesi. che dicevo io se. Piccola parentesi, secondo me hanno preso un video, hanno preso un video normale di una ragazza tiktoker che ballava Gli hanno piazzato magnificamente la faccia fatta in AI del, dell'influencer, tipo mm. deepfake deepfake che c'è sempre anche quello c'è sempre mm -hmm. stato ora è diventata anche quella deepfake non si chiama più deepfake, deepfake ma intelligenza artificiale uh, però il concetto è quello pull cosa ne pensi e... di questo non si capisce eh, più niente generale. non si capisce più niente vabbè ora c'è un macello veramente tu ne, tu ne usufruisci in maniera giusta ma io la, la uso sulle app di grafica un po' come assistente ora esatto. non devo più avere, non l'ho mai avuto in realtà ma l'ostagista che mi scontorna le foto c'è cioè la i, un bottone e poi, infatti, cioè, e... ora non so se c'è qualcuno è vero, è non esisterà grafico. più l'ostagista che viene assunto un mese per scontornare le foto ma perché? Domanda che veramente ora, allora, a parte la live, a parte l'intrattenimento e tutto, però non ho mai capito, ma perché è così tanto difficile? Cioè io mi ricordo... No, non, ho, è, qua, difficile, no, no, non è difficile, non è una di rottura di cazzo. cazzo però quando io parlavo con un grafico, con qualsiasi persona che comunque smanettava con Photoshop, mi diceva, mamma mia, de eh, lo sc devo scontornare. Dipende, cosa devi scontornare, dove è ficcato il tipo, ovvio se... Se c'è una tipa con i capelli al vento e devi scontornarla è impossibile, non si può fare. Ora con la i... Eh, e sì, È una strozzata. Sì, eh, ti scontorna la bene e meglio, poi sempre con la i devi andare a correggere gli errori, ma è una roba che poteva essere impossibile proprio... Vedevi una foto, una modella con i capelli al vento, con sfondo la natura... Non si poteva scontornare. Ora okay. è già più fattibile nel senso che lo buchi e poi vai a correggere i capelli che sono stati tagliati, li, li rigeneri. E, e Secondo me ora è fattibile. Ok, quindi Tanto, vabbè, tanta roba. Come assistente, assistente, giustamente come assistente per adesso, ma credo che rimarrà così. Sì, per quanto riguarda invece almeno delle immagini ah, no. di modelle, di tizie che vedo generate con AI comunque si vede che hanno quella pasta un po che sembra di, di panna Sì, di considerando, di gomma considerando dietro, che eh. però siamo sempre agli inizi siamo quindi, agli quindi inizi, questa è un po' la inizi. scusa che si stanno beh, che beh. si sta usando diciamo per quelli che ne usufruiscono davvero tanto la, la, diciamo che finché eh, è ambito artistico creativo ok quando vai a clonare mm delle persone come c'è adesso con Chiara Ferragni piccola parentesi eccetera ah oh, tutti i video ah certo lì che veramente lì io ho fatto fatica mm -hmm. cioè ora io conoscevo il video originale quindi me ne sono accorto subito ma Banalmente. Sì è vero, poi noi lo lì... diciamo sempre eh, comunque quei video non è che li guardiamo solo noi, se lo guarda mia madre. Esatto, eh, prendi eh... una persona che non conosce il contesto, che non conosce la vicenda. Tipo se vede la questo notizia, video. No? Che fa deepfake da un anno, due anni. Esatto, ormai. però già da deepfake distrisce di la notizia, almeno fino a qualche anno fa, perché adesso non li ho visti, adesso non seguo il programma, però si vedeva, c'è cioè anche mia mamma, tua nonna poteva arrivarci che non era, non era vero perché un po' i difetti con un minimo di intelligenza poi ci arrivi sì. però il video di Chiara Ferrani che purtroppo non mi funziona l'audio ma era, era, era epico quello quello era pazzesco, sì. cioè eh, la questione del famosissimo di Chiara Ferragni sul Pandoro eccetera eccetera eccetera, fatto completamente in AI, quindi hanno clonato Chiara Ferragni, l'hanno completamente clonata, hanno preso quel video, non so come perché io poi ho provato, non con Chiara Ferragni ma per robe sempre nostre personali, a clonare, eh, ovviamente non puoi clonare una persona esterna, puoi clonare solo te stesso perché devi dare il consenso, lì sì. non so come abbiamo Però fatto. Quell'app che mi hai fatto vedere, che non mi ricordo il nome, c'era andato vicino no? Sì, 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 ma lì era un'altra un questione perché lì avevo fatto muovere il labiale, tu intendi quel video lì? Quello in bianco e nero? Quello in bianco e nero, quello con un'altra un internet artificiale cioè non Però ho clonato. Però secondo l'hanno fatto con quello. Sì, 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 non lo con so, no, no, no. no. quel no, video no. lì era in alta definizione. Non lo so, no, non credo, credo lì credo che abbiano proprio clonato Chiara Ferragni e andate a vedere il video, è veramente pazzesco, cioè segue perfettamente il movimento del labiale, l'espressione facciale non cambia, quindi la faccia è la sua e gli hanno fatto dire le peggiori cose, tipo non mi rompete il cazzo con questo Pandoro, <ride> non mi rompete la i coglioni, i soldi me li tengo io, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi una persona fuori contesto, che non conosce il contesto, non conosce il background, non conosce quello che succede su internet, Vero. banalmente una nonna, eh, vede Chiara Ferrani che dice cazzo non me ne frega niente, di voi mi prendo tutti i soldi io. Vero, vero. E vero. ci rimani. E questo poi comporta il post su Facebook il giro di fake re news, smentite, eh, le, le smentite le... e compagnia bella. Quindi figa ma anche usata con dove cioè il fatto del clone io sono un po' contro sul clonare le persone perché que... ma verrà quella regolamentata veramente... quella roba eh Noi sì non avevano eh, sì. detto che le immagini fatte con AI andavano segnalate ma allora adesso la maggior parte dei grafici che utilizzano AI devono scrivono generato con internet ma lo scrivono per flexarlo o scrivono perché va fatto? non lo so banalmente l'inter AI sì. generated io, io dico come hanno regolamentizzato il fatto di scrivere ADV per determinare cose, eh, se no sei soggetto a multe secondo me anche per sta roba qua devi metterlo secondo me si andrà verso questa roba qua sì, ma sicuramente verrà regolamentato, cioè regolamentizzato a livello proprio di legge mm -mm. almeno questo i cloni, perché a me girerebbe il cazzo e <ride> ti non... clonano eh penso <ride> che se clonano te ti fanno dire Fammi. le peggio cose e poi mandano il video a tua mamma Ah minchia se. Vabbè, ah, li capo, <ride> certo. Poi vai a spiegare a tua nonna. la nonna? di Nonna, non visione. so come spiegarti, mi hanno clonato. <ride> Sembra <Siamo ride> il film di Fritz Esatto. No, chi era di Fritz che mor potevi morire fino a tre volte te lo segnavi qua dietro l'occhio esatto eh. e quindi ci sono secondo me si stanno veramente tanto tanto tantissimo veloci proprio tanto 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 veloci uh, figo tutto figo fighissimo però secondo me uh, ci deve essere un punto in cui uh, fermiamoci sì come tutto però poi ma poi come sì. tutto ovviamente andrà avanti e ci cioè saranno i, i cazzi e i casini come, come, come sempre e io personalmente Vabbè in ambito video Non c'è ancora veramente Beh, allora, implementato a livello pop no però mi sono infognato in queste vacanze alla, alla rubrica di Slim Dogs Come cazzo hanno fatto si chiama Bellissimo sono andato a vedere bellissimo E praticamente parlano vabbè, di come hanno fatto alcuni de determinati film eh, Nello specifico Collegandomi al discorso di prima eh, Spider-Man, no way home, praticamente è un film d'animazione. Cioè non c'è niente di quello... So... Gli attori non ci sono... No, no way home? Ma era quella è. Venezia. No, l'ultimo... Eh, no, l'ultimo. No, ah, quello del, del esatto. multiverso. Non c'è niente... Oh, Dottor Octopus Octavius, di come cazzo si chiama. Allora, non è, non è vestito così. Eh, non eh, Hanno invecchiato il computer. Eh, il combattimento non esiste. Tutta quella scena in macchina dove le macchine esplodono, loro combattono, il primo combattimento che fanno okay. non c'è niente. È, è tuo storico la roba. Eh vabbè, è pur però... Sennò come le, le realizzi quelle robe lì? Invece ho, ho visto che l'attore, quello lì di, che fa l'uomo sabbia, Okay. Lui non c'era, non c'è mai stato, hanno usato addirittura delle riprese vecchie. Ah sì, questo lo sapevo, l'attore non, 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 non c'era, so, non, non, non so per quale motivo, o aveva altri impegni o aveva altri film, ora non, so, non lo seguo, però questa cosa l'avevo letta, lui non è mai stato sul set, non ha mai visto gli attori, non ha mai visto il regista, non ha mai visto nulla. Sì, hanno usato delle riprese vecchie. Per... Hanno utilizzato delle riprese vecchie, perché per, per chi non se lo ricordasse, era l'Umo Sabbia. Beh che poi alla fine di però è tutto effettivamente essendo uomo sabbia che cazzo se ne frega della cosa. Esatto, alla però... fine però si, vede, si lui. vede lui e hanno utilizzato la... riprese vecchie e credo il, il classico deepfake come poi hanno, fatto, hanno rifatto Leia, la l'attrice la, che interpreta lei Leia che è morta purtroppo mm. prima della del, fine delle riprese di Rogue One, Che era uno spin-off di Star Wars, completamente fatta in deepfake. Possiamo vederlo, questo non ci serve l'audio. Vai. Ah beh, non l'avevamo fatto anche con quello di, di Fast and Furious Anche, quello è uno dei forse è uno dei primi Dei primi, però era un po' una merda o sbaglio? Guarda, uh, per essere 2012 Sì Era stato davvero figo Questa qui era la scena, tanto non mi serve l'audio, quindi possiamo farvela vedere Metto solo lo screen Eccola qui Vai, metti full screen Ah, questa non è lei Questa non è lei L'attrice era morta prima, della, prima di registrare purtroppo la, la scena. Madonna. Qua è si vede. È un po' 3D, sì. sì, infatti qua si vede. Però qua non stiamo parlando neanche di intelligenza artificiale, però siamo di computer grafica, di deepfake. Hanno rifatto 2016. 2016 secondo me. Cioè già qua... Scusa, ma adesso in live possiamo far vedere quell'applicazione pazzesca che hai fatto vedere stamattina. Uh, sì, però come fai senza webcam? Vero, non ho una webcam. Ah, beh, Posso prendere il... Posso prendere forse mi prende la Sony. Vabbè. Ah, proviamo, aspetta. proviamo, dai. Aspetta. Allora è fall.ai. Tanto metto le due gamma. Così. Com'era? Fall.ai. Fall.ai. Uh, slash camera. Vediamo se funziona, raga. Ah, devo... No, no, non è questo. Non è questo. Fall, come l'hai scritto? F A L L no uh, Fal è una sola a L Ah ok Fal.ai fal. slash camera Slash Dov'è lo, lo, lo slash uh, vis Ah eccolo qui Eh raga ho la tastiera con tedesche. il tedesco Però è molto bella Ecco ok ecco qua aspetta che ecco. c'è tanto loro non sto ce la fai Camera Eccolo. Vediamo se va, raga. Prima eh, di passare vediamo se va. Prova un attimo. Picca lì. Mm. No, non ti becca la, la webcam? Non mi becca la webcam. No, che paura. Ah, aspetta, consenti. Vai. Ah, ah sono io. Ecco. Sì, me, me, meglio ancora. Meglio ancora, aspetta. Allora, la... ragazzi, 3, 2, 1. Chi è quello? Ragazzi, aspetta. momento altissimo. Sì, ogni tre ogni 10 secondi si si ferma togli il mouse da là chi è quello? ragazzi allora a parte che tu hai prima messo so George Clooney quindi George, è, Clooney. È George Clooney ok eccomi ciao uh, ovviamente è zoom un po' su uh, sulla schermata perché vedi come si vede piccolino ok aspetta vado, aggiungo metto la schermata così ok ora dai, dai. Allora praticamente ovviamente è tutto molto veloce Non è non è fisso Però raga Ma di cosa Beh, stiamo parlando? A Metti Eminem Ma prima non abbiamo provato Eminem allora, lui in sostanza dovrebbe prendere delle immagini da Google Però non siamo sicuri di questa cosa <ride> Così Ma allora, se metto anche 8K Ah, ah perché, perché puoi lì, mettere HDR No, HDL forse lo no, mettiamo solo 8K. Vai. Prova. Azza. No, eh? Sì. Sembra più Dante. <ride> no. Sì. Sì. sembra molto bene. <ride> Brad Pitt, raga. No, no che è... va bene, Robert Downey Jr. Robert... Come si scrive Downey Junior Vai. Spero di averlo scritto bene. No raga ma se siamo guarda guarda Iron Man Io sono Iron Man Ma tu ti rendi conto uh -uh. Tanto la tua felpa cambia Botto oh, C'è <ride> una... scritto uh, proviamo uh, Brad Pitt e ti usciva bene Sì anche Will Smith Non so come ti faccio venire bene Will Smith Eccolo qua Bello eh sì, ci sta. Io sono leggenda. Uh, proviamo un personaggio italiano che potrebbe esserci Salvini, voglio essere. Salvini. Guarda. Sono Salvini, dimmi di sì. Sei Salvini. E come faccio a vedermi? Vai a vedere la tua live. Che okay, sei Salvini? Ma incredibile, togli il mouse da lì. Ma è incredibile. <ride> Ma le guardiamo no. tutti a casa. A uh, casa. A casa. Le uh, uh, personaggio italiano. Che potrebbe somigliarti? Ah, voglio essere Kaby Lame. Ho, ho, ho paura. <ride> Dai, non ci sarà mai Kaby Lame. Guarda vabbè a parte che sei no non G ci G sei no j <ride> guarda guarda no no, no, no non ci sei cazzo c'è salvini non c'è j no, eh, ma infatti no, non so come funziona perché secondo me funzionava attraverso google comunque raga questa è una, una roba pazzesca ora è una super secondo me una super mega demo mm. Però già questo è un modo che se progredisce, se va avanti, se beh, si, eh, cioè, si, si, si lavora, cioè tu puoi letteralmente essere chiunque tu voglia. Ed è una cosa pazzesca. Tra l'altro, lo vedevo sempre in ambito di intelligenza artificiale, uh, la questione del, dei doppiatori. Mm. Ah, quello, certo. la questione dei doppiatori. Perché? Con Agen, e questa cosa poi la verificheremo nella prossima live perché dovrebbe essere veramente molto facile, uh, tu inserisci il video di qualsiasi intervista, prendo per esempio Jeff Bedos che fa un'intervista, te la doppia, quindi te la traduce con il parlato e con il labiale sincronizzato. Ah, io infatti seguo una pagina Instagram incredibile. Ora, raga, in cui ci sono tutti vediamo se riusciamo e... a farlo adesso in live. Proprio per rischiare, però non so perché. No, comunque... no, aspetta, vi faccio vedere una roba. Uh, non so se l'ho salvato. Allora, c'è questa pagina Instagram che seguo che praticamente metti mh, i discorsi più famigerati della del, del mondo. Ok. E, aspetta, e li traduce in italiano. Quindi c'è, che ne so, il famoso discorso di Steve Jobs in okay. italiano, ma fatto epico con la sua voce in italiano aspetta devo recuperarlo io sto verificando perché siamo messo questa roba qui allora vediamo ad esempio vi metterò uh, pub 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 pub. vediamo un po vabbè Michael Jordan il discorso di Michael Jordan in italiano eccolo qua potresti guardare in alto e vedermi giocare a 50 anni Oh non ridere e vedete il labiale proprio no vabbè raga incredibile questa roba raga è pazzesca e ne parlavamo perché uh, pensa a farlo appunto per i doppiatori ma infatti io l'altro giorno, porco due, oh, ho iniziato oh, la carriera a FIFA. Quella... Eh, sai che ti crei il tuo giocatore? Sì. E non capisco perché puttana Eva non può... Adani non può pronunciare il nome del mio calciatore. Io mi... Oh, L'ho nominato Paoligno, E scusami, ma cazzo, ma faglielo dire. Eh, ma cioè, nel senso eh, lì è un'altra questione che poi può andare avanti con c'è cioè anche lì basta sfruttare Adani e fargli che fare devono dire roba. mille robe tutte, tutte identiche ogni anno cioè lì c'è cioè, ecco... GBT, cioè GBT più Adani FIFA fatto esatto, fatto. in quel caso lì diventa assurdo come cosa e può aiutare, in quel caso aiuta tantissimo. Cioè ovviamente nella prossima poi live vi facciamo vedere questa roba del, del clonare del, del traduttore Adesso in fretta non riesco a farlo Però è veramente figo perché comunque tu traduci esattamente e non si nota Non si nota per nulla Sembra veramente Dipende, a me non, A me l'ho Vediamo se è una merda a Con la tua voce già vieni bene sì, vabbè, poi dipende sempre dal... Tipo in questo in questa intelligenza artificiale qui alcuni non stavano bene a pool pull perché pulla la barba, quindi quella un fanculo tutto. Uh, vediamo se riesco a trovarlo. Un secondo ragazzi, eh. Aspettate, così ve lo faccio vedere. Allora. Era il discorso di Jeff Bezos fatto con nei gen. Ah no, ma forse guarda che questa app qua, eh, dove? C'è questa pagina qua, guarda quante ce n'è è probabile. Eh, Jeff è di Jeff Bezos. Quello di Amazon, no? Sì, questa. Lo stress. Eccolo qui. Su cui si può agire in modo sì. diretto e immediato. Raga, esattamente questo. Cose sì. Raga, il labiale dovete, dovete guardare, il labiale. Sì. Poi non si nota. Eh esatto, così perfetto. Cioè, raga, ma vi rendete conto? Ma voi vi rendete conto? Sì, sta roba assurda. Per un doppiatore è un danno enorme. Enorme. Eh sì, è vero. Ma banalmente per un cartone, cioè, per chi doppia i cartoni animati, quindi, ancora peggio. Vabbè, quello è finito. Quello è finito. Finita. Cioè, posso farlo adesso io, il doppiaggio di Nobita la posso fare io, se Paul mi fa quattro <ride> parole. Sì. Io doppio Doraemon la mia voce quindi raga cioè da, è bello da, da spettatore è bello da se, se non, non, non fai il doppiatore non te ne fotti un cazzo beh, è divertente ti dici minchia che figata però ti rendi conto che a volte bisogna pensarci un pochettino <ride> E... la parabola di dome si 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 quanto sì. no Dome. si sì, questo è quanto questo è quanto abbiamo un po' chiacchierato sulla, sulla questione ovviamente c'è tanto tanto ancora da tante linee artificiali, una diversa dall'altra la prima se non sbaglio fu è stata chat gpt quella di successo io quella la uso un botto un botto però che perché la usi un botto? allora veramente allora, è l'unica che io non ho mai usato allora ad esempio faccio un, un testo che ne devo preparare una puntata di qualcosa metto che ne so gli argomenti tutti scritti a cazzo tipo a, parol eh, a parole chiave parole chiave e tu gli dici da questo da questi punti generami un una trama un oppure un semplicemente un paragrafetto uh, con punteggiatura no e lui te, te lo genera eh, uh, sì. Uh, sì. però cioè, questo anche possiamo parlarne anche in ambito di sceneggiature di chi scrive eh, è un grosso aiuto. In questo caso è un aiuto. Però. Sni, eh, però in ottic c'è cioè, tipo Alexa e Siri sono indietro anni luce cioè, in confronto a Ciao GBT. Che appunto allora, salutiamo Alexa. Vabbè, eh, sì, salutiamo Alexa che ci sta guardando e Siri. Esatto. C'è cioè, eh, tipo Siri non capisce niente, ce cioè, li chiedi. Sì, però guarda, quello è il primo esempio di intelligenza artificiale e ho capito, ma cazzo, ma vai avanti cioè, eh, sì, 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 cioè, sì, non... sì, ma però per farti capire che esiste da tantissimo tempo Siri ce l'abbiamo da almeno otto eh, sì. anni, quindi eh, Siri, chiama mia nonna è... eh, Siri, chiama, non ho capito un cazzo, cioè, tutta... guarda guardi sì, no. sì, quello, es... sì. no! <ride> ecco. quello è il primo esempio quello è il primo esempio di intelligenza artificiale, Siri è stato il primissimo eppure non si chiama intelligenza artificiale, si chiama assistente vocale Uh -uh, tuttora si chiama, se adesso giustamente di nata intelligenza artificiale eh, gli chiedi una roba non lo sa deve cercarlo su Google sì sì si sì, si sì, sì. poi ovviamente già Shatt GPT vabbè come Siri fondamentalmente è nato per quello però all'ennesima potenza chat GPT è proprio il super saiyan di, di tutti cioè. Però anche lì, secondo me stiamo parlando comunque di assistenza Assistenza, quindi finché assistenza siamo tutti quanti sereni e tranquilli uh, Fino a quando magari un'intelligenza artificiale che ti monta i video in automatico ah, certo. Arriverà E sarà molto, tutto, molto, tutto molto più figo mm -mm. Detto ciò raga Intelligenza artificiale ne abbiamo parlato Il Natale, questa era una live giusto per uh, Annunciare che siamo tornati Ovviamente noi ci vediamo Sicuramente lunedì prossimo Sì O sì o no lunedì sì, sì, prossimo sì. uh, e magari che ne so con qualche ospite comunque arriveranno anche ospiti non ci saremo solo noi due stronzi a parlare uh, live con gli ospiti mini interviste cazzeggio vario e ci sarà anche Dani probabilmente ora, ora vediamo ah, ci proviamo ci proviamo esatto e tenetevi aggiornati perché inizia un nuovo progetto inizia ah, non dico niente mercoledì cioè, 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 non dico niente sto zitto Uh, vuoi salutare, vuoi fare qualcosa in particolare, no, tanto poi adesso no. questa slide la scarichiamo e la... Carichiamo, filiamo su YouTube, YouTube e tagliamo i pezzettini più, più interessanti. No, in realtà non l'ho tagliato un'altra volta. Eh no, infatti non me l'hai tagliato l'altra volta il clip che te ah, ho detto. È vero, eh, sì, eh. quella del, del, del sì, drogare d'animo. Sono stato lontano dal computer. Eh. Sì, sì, allora, oggi la tagliamo, poi questi questi gli highlights li carichiamo sui nostri sui nostri social per quelli che poi non sono riusciti a collegare perché giustamente sono le due e mezza la gente oh. lavora, non come noi pool. <ride> eh, se è figo sarebbe lavorare con le live. Eh, chissà, se ci danno, se si scrivono Ma, ma, porco, eh, tu... il podcast si può dire qualcosa? No, no Zero, 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 zero. Vabbè, l'ho detto alla fine, <ride> non si è capito Eh, uh, vabbè, vabbè, raga, prima di fare danni Ah, se aveva il telefono dalla, dalla regia Noi ci vediamo lunedì prossimo Durante questa settimana Saremo Sarò far, far, in live con uh, Sempre con il cane One Fingers Nerdando un pochettino uh, Da solo con Pullo La vediamo Ma possiamo Allora Come facciamo a giocare a FIFA insieme? Dobbiamo fare questa roba qua uh... La faccio io Eh però io voglio che mi si veda con eh, la... Vai su Discord, okay. attiva la webcam. Io prendo nella mia fonte... Scusate ragazzi, sto parlando in live. Prendo nella mia fonte, uh, metto cattura, cattura schermata, okay. Discord, e ti metto di fianco. Va bene, ok. Facciamo. Quindi, raga, la facciamo. Sì. FIFA. FIFA. Va bene. Facci 24. Ragazzi, è stato un piacere. Giovedì possiamo farlo. Giovedì, ci Giovedì. sto. Serata libera. E poi lunedì... Uh, di nuovo in live vediamo qualche ospite con qualcuno eh, oppure noi due da soli chiacchieriamo come sempre bella È ah fai il un gesto piacere. di Star Wars no, no Star, Star Trek. Trek saluta così resta così bella raga